Buonasera ragazzi, io sono Albe e questo è il podcast di Non succede mai un c***o. Via con la sigla. Vai regia. Litcomp Radio o Radio Complotto. Buongiorno signore e signori, benvenuti alla rubrica dal titolo Non succede mai un c***o. Veniamo a noi. In questi ultimi anni, in questi ultimi tempi, si stanno riempiendo i canali di informazione con tutte le notizie che negli ultimi anni i complottisti hanno sempre cercato di mettere in evidenza, ma la spregiudicata censura dei media è riuscita sempre a mettere a tacere o a sminuire, ridicolizzando chi cercava di denunciare tali fatti per far sì che non si turbasse l'opinione pubblica. La cosa bella è che a distanza di molti anni, ormai abbiamo perso il conto, si viene a scoprire che molte teorie del complotto si sono rivelate vere. Nice. E dico molte e non tutte, perché ancora c'è tempo. Perché ancora c'è tempo. Good job. Ragazzi, facciamo sempre in modo a far avverare anche le altre teorie che ancora oggi non sono state confermate dai media di regime, ma visto l'andazzo che stanno prendendo non credo che le confermeranno mai, anche perché cercano di insabbiare o di non lo so. A few moments later. Vabbè, banda alle ciance, parliamo della notizia principale che sta spopolando sul web, dico sul web e non nei media di regime di, anche se devo dire che questa volta non possono far finta di niente, stanno facendo trapelare qualche notizia, quella travisandola, aggiungono dei nomi che non c'entrano niente con i reati che in teoria si stanno palesando con questa lista del nostro amato, anzi il beniamino amato, che sono anni che stanno aspettando i nostri famosissimi complottisti definiti così dal mainstream media. E quindi stanno cercando di infilarci nomi che poco c'entrano per cercare di infangare la reputazione. Faccio uno ad esempio a caso, chiamiamolo il nostro amico Trump, ok? Trump, aspetta che... Stanno cercando di infangare, no? No? Il buon nome del nostro amico Trump, ok? Che metto qua. Ora vi farò vedere il loro gioco sporco, sempre dei media di M, fin dove arriva, e volevo iniziare da un drop che mi hanno fatto notare i miei carissimi amici della regia. Non faccio nomi. I nostri carissimi amici della regia, e da qui faremo una carrellata di notizie. Vai col jingle, regia. Come prima info abbiamo il nostro drop. Che cosa diceva il drop? Allora, Q, i drop di Q. Non è questa la puntata per spiegare cosa sono i drop di Q. Allora, questo drop di Q è del 12 settembre del 2018. Diceva, narrava, come si infligge il massimo dolore barra danno? Sganciare bombe a tappeto giornaliere. Quindi rilasciare giornalmente una notizia che avrebbe creato, scosso, fatto un terremoto sotto ai piedi dei democratici americani, dell'elite mondiale, non si sa. Con il panico, quindi, queste bombe giornalmente cosa fanno? Creano panico. E con il panico queste persone faranno degli errori, arrivano gli errori. E con il panico si tradiranno tra di loro. E con il panico si inizieranno a sputtanare a vicenda, quindi inizieranno a testimoniare. E praticamente... effettivamente così, come diciamo sempre, queste persone sono stupide. Per farvi vedere subito la carrellata di notizie, vi faccio vedere come il TGcom24 pubblica un video sul web, no? Dove fa vedere Epstein come prima... cioè, Clinton è implicato, il principe Andrea è implicato, ma loro cosa... Epstein, eccolo qua. La loro bella idea qual è stata? Quella di mettere Trump, perché poi quando c'è il fermo immagine del video che tu devi schiacciare play, il primo fotogramma c'è, cioè questa bella immagine di Trump con Epstein che sorridono, così infangano il nome della persona.
Ricordo a chi, per chi non fosse aggiornato su sui fatti a livello mondiale, che questo è l'anno in cui ci saranno le elezioni americane a novembre, ok? Quindi stanno iniziando già ad attivare la macchina del fango per cercare di far rieleggere qualche pazzo democratico con la demenza senile che va in giro a stringere le mani e a salutare persone invisibili. O a cadere dalle gradinate degli aerei, per carità. Ok, e mi dispiace, però, visto tutto il male che stanno facendo, non mi viene nient'altro che da prenderli in giro e ridere. America is a nation that can be defined in a single word. I was gonna put him foot. Quindi durante la pandemia, durante la pandemia. What? E durante tutto quello che abbiamo cercato di fare come controinformazione alla propaganda di regime, ci siamo beccati pure dei negazionisti, non si sa di cosa, ma negazionisti. A proposito di negazionisti, volevo menzionare questo articolo di Wired del 4 gennaio che dice: no, i documenti sul caso Epstein non contengono una lista di clienti famosi, sono arrivati loro che sanno la vera assoluta verità e te la dicono loro, basta, la devi prendere così per com'è. I negazionisti della storia di Epstein e della lista di Epstein, non c'è nessuna lista di clienti famosi, basta, ma perché loro hanno ragione, loro sono il gioco sporco, ecco, ok, lasciamoli stare, vabbè, facciamoci una grassa risata su questa pagina e basta. Il gioco sporco lo fanno, vi faccio vedere, Repubblica, in questo caso, anzi, hanno fatto lo stesso titolo, parlando dei clienti di Epstein. Trump viene menzionato come primo. Trump, facciamo un po' di chiarezza, Trump ha partecipato a niente, non ha partecipato a niente, nei primi tempi ha solo fatto visita alla residenza di Epstein, non quella dell'isola, quella che aveva a New York, e la persona, la governante di questa casa è stata interrogata e ha testimoniato dicendo che Trump, spesso e volentieri, quando andava, mangiava con lei in cucina, non si sedeva neanche a mangiare con loro. Trump ha litigato con Epstein in quanto l'ha beccato con le mani nella marmellata, quindi l'ha beccato cercare di adescare una minorenne, e ha collaborato con la giustizia per far sì che si arrestasse, ok? Questo è quello che c'entra Trump con Epstein. Poi loro te lo raccontano, te lo mettono come primo, come se fosse il primo della lista dell'aereo, no? Che sappiamo che uno dei John Doe più grossi è Bill Clinton, ma poi ce ne saranno anche tanti altri. Abbiamo la nostra carissima Hillary Clinton, nominata nell'ultimo rilascio dei documenti di Jeffrey Epstein. Questa è la domanda, è un articolo di Gateway Pundit del gennaio, 5 gennaio 2024, ok? È il suo bel faccione, ce l'abbiamo qua. Chi non piace il faccione di Hillary Clinton, eccola qua, guardate che bella, in sovraimpressione. Come ha fatto Ansia, perché proprio tiene l'ansia a leggere sti titoli, ha fatto Repubblica uguale. Se non mi sbaglio ha fatto anche Il Messaggero, Il Corriere. Comunque la stampa giornalistica italiana fa veramente schifo e mi auguro che Trump legga queste porcherie che state scrivendo e vi faccia causa a tutti quanti, ok? Pensiero mio personale. Niente, ma poi mi è venuto... Ok, politici, ecco, esteri, Repubblica, pubblica questa notizia. Politici modelle anche Hawking. Nella sedia a rotelle non credo che abbia potuto fare chissà che cosa, però ce lo butta dentro nella lista degli amici di Epstein, ma fu proprio lui a difendere lo scienziato. Ok, difeso da un criminale, quindi Hawking è stato difeso da un criminale. Ok, la cosa che... No, è partito il video, lo devo stoppare. La cosa che mi fa sorridere è che da questa notizia, non di Repubblica, perché Repubblica va a fare lo sciacquo a lattughe dei media principali, prende questa notizia da cui sono partiti a livello mondiale i meme. E c'è questo qua che mi fa morire, no? Nat Jerome Powell su X scrive, simula una conversazione fra Jeffrey Epstein e Stephen Hawking, in cui Epstein dice: puoi venire stasera? E Stephen Hawking: non posso, sto facendo una ricerca molto importante sulla radiazione del buco nero. Epstein risponde: però abbiamo dei nani. E quindi di conseguenza fanno vedere Hawking, questo in sedia a rotelle a 300 all'ora, che cerca di arrivare alla residenza di Epstein per vedere
i nani. Allora, facciamo chiarezza, non si sa se è vera la notizia, ma si dice che questo è quello che sta trapelando nel web, ma prendetelo con le pinze. Si narra che Hawking era era appassionato, diciamo così, appassionato, aveva questa perversione, dicono, era appassionato di vedere delle donne nane nude che dovevano risolvere delle equazioni algebriche su una lavagna molto alta. E si eccitava con questo, lui, dicono così. Non so quanto sia vera questa notizia, non credo, però nei documenti c'è, bisogna capire che cosa verrà fuori realmente. Di conseguenza iniziano a partire questi meme a livello mondiale che sono favolosi, a me fanno ridere, purtroppo non ci posso fare niente, mi fanno ridere e quant'altro. Abbiamo avuto di recente una notizia dell'ultima ora che la nostra amica Fedra ci ha girato al volo. Il TG La 7 pubblica su X USA incredibile al Pentagono. Il capo è in ospedale e nessuno avverte Biden. Dopo 3 giorni il chiarimento. Cioè questi qua... sappiamo che la 7 Mentana è famosa per aver pubblicato per il 6 gennaio i disordini di Capitol Hill. Hanno pubblicato un video di Project X dove c'era uno con un lanciafiamme che dava fuoco al mondo. E l'hanno spacciato per il video dell'assalto. Chiamiamolo assalto a Capitol Hill il 6 gennaio. E lì bisogna vedere ancora poi chi sono i responsabili di quell'evento. E niente, notizia dell'ultima ora, è incredibile che Biden non sa che il capo del Pentagono è in ospedale. Cioè questi qua è forse se lo lasciano uscire da solo dalla Casa Bianca non ci sa tornare, oppure non sa dove deve andare. Quelle persone che poveracce non sanno dove, non sanno neanche come ritornare a casa, ecco, mi dà un po' l'impressione di questo. Gli è stata affidata la guida degli Stati Uniti d'America. Allora, detto ciò, questa forma di il mainstream media vi racconta qualcosa, il più travisa la verità in modo tale che chi legge solo il titolo, non conoscendo le storie, faccia delle associazioni che per loro possano andare bene, no? Per il mainstream media il signor Trump è una persona cattiva per loro. Anche se in 4 anni non ha mai fatto una guerra, si vede, è tornato Biden, ha iniziato il delirio fra Ucraina e Israele e quant'altro. E niente, loro stanno cercando di gettare di nuovo fango su Trump, a mio avviso, stanno cercando di gettare di nuovo fango su Trump in vista delle future elezioni, che vediamo che cosa accadrà da qui a novembre. E adesso, dopo aver visto i fake media, vi farò un breve esposizione di 3 video che si trovano su Rumble e 3 che si trovano su TikTok, dove viene fatta informazione indipendente, quindi vengono presi parti di notiziario non italiani, quindi, perché in Italia abbiamo la peggiore disinformazione che si possa avere, anzi diciamo che è la migliore disinformazione, siamo il paese più disinformato al mondo. Quindi inizio con un primo video che è caricato su Rumble, nel caso poi la regia metterà i link in descrizione. Il primo video che vi faccio vedere è il presidente Kerr looking as if he was so smart and above the clouds that he was doing advanced mathematical equations on the back of napkins, but if you actually go into some of the videos of people that met with Epstein at the time, they said he was awfully unimpressive when it came to finance and markets and economics. And it's nothing new that if you're in the intel agencies, you want to try and get as much blackmail on powerful people as possible. Easy, not hard. And this is no longer just speculation. First of all, the evidence that shows that Epstein was a creation of either Mossad, Israeli intelligence, American intelligence, Saudi intelligence, or maybe he was just a hired gun. Maybe he was just a guy that countries would go to and park a couple $100 million and say, hey, can you get one of the members of the royal family with a 13-year-old so we can get them to do what we want to do? Members of Congress
are actively being blackmailed. The Epstein playbook is being used on a daily basis. Jeffrey Epstein was not a financier. He was not a hedge fund manager. Jeffrey Epstein was a key player in a multi-decade blackmail operation against the most powerful people on the planet. Ok, vedete che nei notiziari americani si tratta questo tema a differenza di quelli italiani. Quelli italiani non danno risalto perché potrebbero venire fuori cose veramente, veramente scomode anche sul panorama italiano. E l'ultimo video per quanto riguarda i caricamenti su Rumble si tratta del trailer The Monsters, documentario di Steve Bannon con Jeffrey Epstein. C'è un trailer per un film sull'elite e Jeffrey Epstein, ma non c'è un'uscita del documentario? Domanda. La fortuna vuole che Epstein sia morto e che Steve Bannon sia accusato di un crimine per il quale è già stato graziato? Seconda domanda. Terza domanda. Se Bannon ha intervistato Epstein per 15 ore e ha girato un film, dov'è esattamente il film? Wait a minute. Era questo il motivo per cui la casa è stata perquisita più di una volta? FBI, open up! Bannon aveva in mente qualcos'altro? Quindi l'articolo di Rolling Stone dell'ottobre 2021 afferma che Bannon sosteneva che Epstein fosse una spia. Sempre su Rumble in descrizione il video, ve lo mando anche qua. Next month marks 2 years since the death of convicted sex offender Jeffrey Epstein inside a New York City jail. We were underage. We were little girls. By the time I was 16, I brought him up to 75 girls. He was glib, and he lived essentially like he was Gatsby. He was an absolutely terrifying person to encounter. You own an island, right? Two islands. The islands of Dr. Moreau? Correct. Jeffrey Epstein was a billionaire New York businessman whose vast wealth bought an arrogance that knew no limits. He acted as if he could have anything he craved. Reporting the FBI is now looking into how it can interview Britain's Prince Andrew over his relationship with Jeffrey Epstein. I made my living from old thinking, but the future is for the way women think. The way women think. That's correct. Is that not a sop because of all the depravity you've done against young women, and your new sop is that their women's thinking is the future? No, I've always believed that women would be in fact be able to take over. I'm a firm believer and supporter of Time's Up. Federal prosecutors said yesterday video of Epstein's jail cell when he made his first suicide attempt no longer exists. And Jeffrey Edward Epstein, have you ever been convicted of a crime? Yes. Epstein got away with his crimes because nearly every element of society allowed him to get away with them. This morning, we're learning new details of the exact cause of death of former registered sex offender and financier Jeffrey Epstein. The greatest threat to people put in solitary confinement is they try to kill themselves. Imagine that. You're only in a room for 24 hours, you start to go crazy. Come potete vedere ci sono una marea di video che...
questo era la parte 3 di questi video caricati su TikTok. Ormai avete visto già solo in questi, diciamo, pochi elementi che si vedono quanti dei vostri idoli sono coinvolti in questa storia. Falsi idoli, ragazzi, documentatevi e troverete talmente tante informazioni da rimanere scioccati per via di questa lista. Ma giorno per giorno ci saranno tantissime altre notizie. Se vi è piaciuto questo format, ricordatevi di andare qui sotto e su tutti i nostri link potete seguirci su X, TikTok, su Rumble e su Telegram. Ricordatevi di iscrivervi, mettere i like e commentare se vi va di commentare. Sono sempre bene accetti i commenti, un bel pollicione su e troverete poi anche altri consigli per gli acquisti su prodotti per il benessere psicofisico. Inoltre, se vi va, c'è anche la possibilità di fare una donazione per sostenerci, se vi va, ok? Se lo fate di buon cuore, a noi fa piacere. È molto importante, nelle puntate future faremo dei podcast o dei live, se riusciremo, dove inviteremo delle persone che hanno fatto informazione a livello indipendente in questi ultimi anni. Si creeranno dei salotti virtuali dove verranno fatte queste interviste e credo che ci divertiremo tantissimo, perché sceglieremo ad hoc i nostri invitati, sempre se vorranno partecipare, ma credo proprio di sì, e ci faremo quattro risate insieme. Da Alba è tutto, una buona serata, un abbraccio a tutti, ciao!